Allora, buonasera a tutti. Rifaccio il video che mi avete segnalato e mi avete fatto togliere da Facebook e lo dedico a tutte quelle teste di cazzo, sì, proprio teste di cazzo, che tanto non avevano capito l'esercizio, ok? Perché sono abituati a vedere 1, 2, 3, passo sotto, 1, 2, 3, passo sotto, perché non è solo quello il tipo di esercizio, ha tante sfaccettature. Ciò vi dedico a voi, teste di cazzo. Sto tipo di esercizio e spiego in che consiste, perché parecchi, perché la ragazza colpisce in basso? Perché sono un deficiente, e mo andiamo a vedere. Allora, perciò l'esercizio era questo. Chiaramente quando Martina c'ha le mani avanti, ok, e tiro due colpi o a mano aperta, due colpi, ok, copre uno, due, la sua reazione sarà: non può togliere le mani, perché se io continuo e toglie le mani le prende. Perciò a questo punto calcia sotto, pam, ok, e a questa fase 1, 2, 3. Perché? Perché calciando sotto, 1, c'è la mia cervicale, chiaramente andando avanti, pa, pa, pa. E ricordo a tutti, sempre a quei testa di cazzo, che Martina oggi ha 9 lezioni. 9 lezioni. Perciò i professori della minchia, se poi hanno qualche problematica, possono venire qui tranquillamente, che ricordo il numero. 340-8915-227. Vi aspetto, ok? Continuiamo l'esercizio. Allora, sei pronta? Allora, invece dei genitali, per ovvi motivi faccio tirare sui focus, per ovvi motivi, poi oddio, per alcuni potrebbe essere pure normale perché chi ce l'ha non sente niente. Perciò a questo punto, mani su, ok, iniziamo a ritmo prima blando, uno, due, tre, e riproviamoci, sei? Copri, vado, ok, uno, due, tre, ancora, mani, forte, ci sei? Vado, 2, 3, l'ultimo più forte che puoi, scarica tutto. Così famo te, ah, ste teste di cazzo. Mani su, vado, 2, 3, via qua. Tantissimi saluti a teste di cazzo. Ciao ciao.